Allora, siamo qui a casa di Ambra Mattioli, la vincitrice del concorso Stelle e Dintorni. Siamo qui per conoscerla un po' meglio. Prego, Ambra. Allora, grazie di questa opportunità e io vorrei però precisare una cosa. Io sono una scrittrice per caso, perché in realtà non ho mai preso la decisione di scrivere romanzi brevi o lunghi. In realtà io faccio dei sogni di notte che sono come dei film, come andassi al cinema, proprio mi siedo là e mi vedo questo bel film, è interessante, pieno di colpi di scena, colori, senso orrando, c'è proprio tutto nei miei sogni. E la mattina dopo, se meritano, prendo appunti e scrivo. Erba è nato così, come tanti altri prima di Erba. Sì, hai scritto anche, so che hai scritto anche altri romanzi, hai scritto addirittura una trilogia su. Sì, anche quella è nata Sì. tutta sempre da sogni. Sempre da Anche sogni. gli altri racconti brevi, sempre da serie fantasy horror, sono nati tutti in questo modo. Cioè, me li vedo tranquillamente al cinema, quindi mi studio le parti, quelle belle, i colpi di scena, cioè, e poi li scrivo, li copio. Praticamente li copio, bella copia. Sì, è una Ok. cosa strana questa. Senti, e ci vuoi parlare proprio di Erba, Erba. come è nato Erba? Qual è il sogno che ti ha ispirato? Guarda, c'è una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio, è l'ego immenso che abbiamo noi Homo sapiens come specie. Cioè noi siamo la specie principe, l'universo è fatto da ominidi come noi perché comunque devono avere la nostra forma e perché noi siamo i conquistatori, la terra ci appartiene, tante stupidaggini di questo tipo. In realtà io ho immaginato proprio che a un certo punto i grandi vegetali si stanchino di questa stupidaggine umana, no? Lo vedrete nel racconto, si liberano di queste zecche che gli infestano il pianeta. E poi che cosa succede? Su questo pianeta abbandonato per ere, loro prendono il sopravvento, diventano la specie dominante, ma dominante è brutto a dirsi, l'unica specie. Vivono in armonia con la loro acqua sotterranea in un pianeta tutto d'erba, senza né fiori né frutti, proprio per non diversificare e non aver bisogno degli insetti, quindi proprio solo i vegetali. E che succede? Che un giorno, per caso, per incidenza, un'astronave di pseudo alieni combattivi arriva su questo bel territorio verde, pieno di muschio e di erba, e pensa di farlo suo. E non ha fatto i conti con questa intelligenza superiore. Basta, quindi Certo, altrimenti giorno. chi racconti tutto Certo. il romanzo, invece il Però romanzo ecco, breve, però l'idea invece sì. dell'uomo che sia Homo sapiens o quello o alieno che sia il padrone dell'universo. Certo, questo è il messaggio che ci vuoi Certo. trasmettere, certo, è molto interessante. Anche molto ironico alla fine, perché Certo, ci per vuole anche un carità, po'. questo sempre nella vita bisogna sempre essere ironici e autoironici anche. E so che però, come hai detto tu, mentre la scrittura è diciamo così, un hobby, tu hai altri invece interessi di cui invece io so Sì. hai da che vantarti. Sì, beh, ho un grande amore per l'artigianato e in particolare per l'ebanisteria. Infatti sono più di 30 anni che ho iniziato in maniera molto umile e adesso ho osato sempre cose più complesse, più difficili e mi occupo di ebanisteria, ma più che altro di creatività. Non è tanto la falegnameria di per sé, quanto costruire qualcosa di bello, qualcosa di unico probabilmente e che sia possibile fare da soli, perché io poi lavoro da solo, quindi sai, avere quattro mani, quattro braccia in più in ebanisteria è importante, invece no. Quindi mi studio anche i progetti per costruire e per montare questi mobili, se sono mobili o opere, sempre da poterli fare da soli. Quindi sono molto autonoma in questo ed è una cosa che mi piace molto fare e vedo che riesco anche piuttosto bene. Beh, abbiamo visto su Facebook sicuramente le ultime due creature che sono esattamente queste che vedo qui, che sto inquadrando in Sì, questo sono due armadi momento, cabina per oggetti di collezione. no? Sono due gioielli già loro, più Sì. che la. Sì. Quanto ci ha messo a farli? Guarda, sempre da sola, Sì. proprio prendendo il legno con ancora la corteccia, perché io lo prendo proprio vergine, me lo lavoro tutto, lo piallo, lo taglio, lo divido, 2 mesi. Quindi è stata un'operazione senza prezzo Beh, questo. considera che ci sono più di 4.000 tagli perché tutta la parte interna di legni, tasselli, sono a 2 centimetri, sono circa 4.500 pezzi a
sì, è stata complimenti, una bella storia. Complimenti, complimenti, sì, davvero. C'è le possibilità. E poi io so, perché sono un tuo fan sfegatato, questo lo devo ammettere, il fatto che io ti conosca deriva principalmente da un'altra tua grande passione, che è la musica, giusto? Sì, è la musica. E allora adesso i nostri telespettatori diranno: ma se fa tante cose vuol dire che le fa tutte male, no? Di solito è così che avviene. Ma in realtà la musica è una grande passione, la prima grande passione nata a 16 anni e che mi porto appresso da tutta la vita, quella per David Bowie. Esatto, esatto, esatto. Per cui infatti adesso io sono, diciamo, la voce attualmente la più conosciuta che interpreta David Bowie in Italia. E sono stata 3 anni fa a The Voice Senior, un po' per scherzo, un po' per così, per gioco, sì. Invece è stata molto, molto bella la mia presenza, perché poi ha incuriosito molto tanti giovani soprattutto, ed era proprio quella a cui volevo arrivare io, ai giovani che non lo conoscono ancora. E quindi adesso ai nostri concerti vedo che c'è tanta gente anche giovane, oltre a quelli della nostra età, che sono, ci sono. Giustamente sono. Beh, comunque posso dire, tu hai detto, se questa persona fa, questa donna fa tante cose, vuol dire che non le fa tutte bene. Io posso testimoniare che invece lo fai in modo veramente eccezionale, e ti invito chiunque a vedere i tuoi video, che è sul tuo canale YouTube o su Facebook, Ambra Mattioli, oppure Aladdin Insane, che sono il gruppo di ragazzi splendidi, grandi musicisti che... con i quali lavoro ormai da 13 anni, e abbiamo fatto tutto Blackstar, per esempio, live. Perfetto, non... quello che non ha potuto fare Davide, perché così, purtroppo però... è scomparso prima. Senti, chiudiamo questa intervista con l'ultima sorpresa, perché non è finito qui. Ambra Mattioli ha altre, tantissime altre sorprese, è un'ottima cuoca. Com'era il dolce? Beh, il dolce era buonissimo, ragazzi, posso testimoniare, sono stato accolto con un dolce strepitoso, ma è anche attrice. Tu hai recitato, no? Hai recitato. Per forza, dai, è stato... In quale film? Ma guarda, sono stati diversi in effetti. Quello, diciamo, più, un po' più strano di tutti è stato Bowie Next, perché su Bowie Next, che è una raccolta di contributi dei fan per la morte di David, io proprio ho fatto un corto di 10 minuti che parlava proprio del finale di Bowie, cioè della sua eutanasia. Poi un'altra volta mi ha chiamato un regista che poi ha vinto un bel premio a Venezia, alla 74esima di Venezia, alla mostra cinematografica, che è Palla Oro, il quale mi ha voluto nel suo film Anna, con la signora Charlotte Rampling, e la quale ha vinto proprio il premio, la Coppa Volpi, per l'attrice femminile migliore di tutta la rassegna. E hanno voluto che io interpretassi Bowie. E quindi vedi che, esatto, tutto che torna. La cosa strana è che il regista pensava di chiamare un ragazzo, no? E quando gli hanno fatto notare che quel ragazzo in realtà era una donna, lui ha detto: allora la voglio sicuro. Va benissimo, Ambra. Io ti ringrazio tantissimo per avermi ospitato, per aver accettato questa intervista per arcipelagocanarie.eu. Aspettiamo con ansia altri tuoi racconti, speriamo che fai altri sogni belli, ci dai altri racconti su cui meditare e non soltanto leggere. Ti ringrazio ancora e niente. È stato un gran piacere, grazie a tutti e buon tutto. Grazie a te. Ciao. Ciao.